questo abbiamo terminato il montaggio dell'imbuto convogliatore. Bene, passiamo al montaggio dell'accessorio dello scarico, che è montato in questa posizione qua, come da manuale. A questo punto il biotrituratore è stato attaccato al trattore sui bracci e sul terzo aggancio. È stato inserito l'albero cardanico ed è pronto a funzionare. Nell'imbuto di carico è anche presente un sistema che non permette al materiale di fuoriuscire all'indietro e quindi di colpire l'operatore. Come riporta il manuale, è anche importante verificare l'allineamento dell'albero cardanico, che deve essere allineato il più possibile fra trattore e biotrituratore. Particolare di questo apparato è la leva per includere o discludere il seraccio. Quindi includere, escludere il setaccio. Eccolo qua.